Aiace Dudu. Pronto, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, Dudu prima è stato chiamato in causa. Sì. Comunque, Dudu è in linea. Mario, vuoi fare la domanda? Ciao, Dudu. Per Baco, la faccio subito. Ma si sta già parlando della successione in casa di Papi, sì o no? La successione di chi? Mia o quella di Papi? No, quella di Papi. Allora, dice Dudu che sicuramente Marina è pronta. Mm. È pronta anche Francesca. Mm. È pronta Maria Rosaria. Mm. Ed è pronto anche Toti. Mm. L'abbiamo messo a bollire, tra un po' ce lo mangeremo. Grazie Dudu. Dudu ha detto sostanzialmente che è triste, non vuole parlare. Non vuole parlare, tristissimo. Chissà com'è triste Aiace, perché non credo che il suo padrone incontrerà la buona fe in Europa. Parliamo di cose serie, dice. Ah, non è l'Europa l'obiettivo? L'obiettivo è un colle. Ah, aia. E ne approfitto per dire al signor Aldo Cazzullo di non perdere tempo con interviste a leader della sinistra ben rottamati e di riconoscere, e lo riconosca innanzitutto lei Minoli, che fa sempre le domande giuste. Ancora. Dice che se non so, dici lo riconosco non proseguo. Dillo, lo riconosco, se no non prosegue. Dillo, e se no non prosegue. Dai, lo faccio io. Fallo, io non ce la faccio. Lo riconosco. Bisogna dare atto che l'unico ad avere la palla di vetro è stato D'Alema, perché il 23 maggio, mentre tutti davano per scontato il sorpasso del Movimento 5 Stelle, ostentava una sicumera invidiabile. Vincerà il PD. E ha detto, e lo ricorda il Fatto Quotidiano di oggi, che furono fatte circolare proiezioni sballate e falsate per far balzare verso l'alto lo spread, così chi le ha diffuse ha potuto comprare titoli sul mercato incassando un maggiore rendimento. Lo disse D'Alema e Mario Sechi sta dicendo lo deve confermare. Ah, Mario Sechi, guarda, io confermo, va bene. Vabbè, poi di fronte allora, a uno che abbaia così, che faccio? Felice ciascun sarà.